C-Medi Radio Web, only good vibrations. Andare a baciarci coco, dove ci mette sul coco, che facevano l'amore nella radio del dottore. Il dottore si ammalò, andare a baciarci coco, andare a baciarci coco. Vai, sei uscito tu. Ok, inizio io. Eh sì, sono uscito proprio io. Buonasera ragazzi, buonasera Miriam. Buonasera. Buonasera Ciccio. Ok, inizio salve. Io. Salve, ah inizi tu? A contare ovviamente. Sì. Quindi, ora, allora ragazzi, stiamo giocando a nascondino qui nella prima, nello studio 1 di Cime di Radio Web. È praticamente uscita Miriam, quindi Miriam deve iniziare a contare. Only good vibration. Vibration, riesci. Solo ma... buoni vibratori. Dopo un anno ci riesce, ragazzi. Si è allenata tanto e riesce a dirlo, vai. Only good vibration. Mamma mia, ragazzi, farebbe paura anche a Obama. Che sto dicendo? Intanto, buongiorno a tutti, cari radioascoltatori. Esatto, ben ritrovati. La forza di un sogno. La forza di un sogno, sì, infatti. E salutiamo bene. Il T-Rex, che sarebbe il nostro computer di oggi. Un dinosauro, sì, di quelli doc. Esatto. Dall'era proprio dei meteoriti. Infatti, fra un po' glielo sbatto in testa, perché è il mio, questo PC preistorico. Comprato si vede dal museo. Che è il tuo, si vede che comprato è il tuo. Al museo. Non carica nemmeno. Quest'oggi siamo sbarcati. Guardalo. Qui su Cime di Radio Web. Subito. Senza sì, scarpe. Sì, sì. Capiterà senza solo scarpe. Questo lunedì. E senza scarpe. E Miriam senza scarpe. E senza perché ascoltatori, Miriam? Dato che non possiamo mettere il link da nessuna parte. Da nessuna parte. Perché appunto un PC è rotto. Sì, quindi sì, applausi sì, a sì, noi. Sì, sì. Bravo, grazie, bravo. Grazie, basta così. Allora, da subito. Ehi, mo, scaffo un pino a sto combi, veramente. Mi sto nervosendo in una. Lascialo stare. Guardalo. Ma lo devi coccolare, non si tratta così. Faccio bene io a trattare. Veramente, a pugni lo sto prendendo. Maledetta la tecnologia. Sì. Bene, vorrei pubblicizzare. Ecco ragazzi, poi vabbè, chiudiamo da subito queste provocazioni. Quando Miriam se la finisce di fare la trapezista, brava Cicci Cocco. Pubblicizziamo i nostri no, radioascoltatori. Salutiamo Don Pablo. Salutiamo Don Pablo. Onesto, Agni, un applauso. Bravo. Esatto. Comunque vorrei pubblicizzare i radioascoltatori inesistenti. La pagina Facebook, sì. In questa settimana ci sono stati molti mi piace, molti. Ormai la nostra pagina funziona benissimo, è il nostro gruppo. Nella nostra pagina, guardate e udite, novità c'è una nuova, di questa settimana, come si dice in gergo ultimamente, app. Una nuova app che Little Ciccio ha praticamente creato solo per noi. Solo per voi, solo per tutti. Infatti, subito dopo le foto, in alto a destra, vedete, diciamo, una finestra, no? Dove c'è scritto tre cimette sul Comò chat. Lì potete chattare con noi, è la nostra chat ufficiale. Il quindi... problema è che non possiamo aprire la chat perché non abbiamo un infatti, computer e non possiamo leggere. Non possiamo fare nulla, possiamo soltanto mandare il primo brano. Don Pablo. Ci siamo? Apre la chat. Sì, tre. Don Pablo, due. Devi cliccare start. Devi cliccare start chatting. Ci siamo? Ci siamo. Ok, l'emozione è finita. Vai, mamma, vai. Ok, Miriam vuole ascoltare una canzone. Sì, voglio ascoltare una canzone e la presento io. Ok, vai, presenta. È la canzone che mi ha segnato l'estate. Cioè, questa canzone proprio la sentivo ed era bello, quelle parole. Si è emozionata, raga. E niente, è Imani con... You will never knob. Madonna knob. Mia. Bravissima. Parli meglio in inglese che in italiano. Pensano picco come ci meccisi. It breaks my heart cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story, obviously.
will never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? No, you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no. Allora, la settimana scorsa si sono rotti tutti i vetri nello studio 1 di Cime di Radio Web. Li abbiamo rimessi nuovi. Nella seconda puntata si rirompono i vetri nello studio. Miriam, no, no, ok, è venuta Miriam e salutiamo la sua. Il problema è questo: bisogna selezionare musica che non piace a Miriam. È vero, è vero, è vero. Sto sbagliando a selezionare questa musica. Peccato che gli piace anche la sigla del Teletubbies. Gli piace di tutto, guarda. Non sappiamo come fare. Gli piace anche il loop, vedi, balla lei, è proprio fantastica. Se balla sa tutte le parole a memoria, Pablo. Pablo sa tutte le parole a memoria. Basta! Madonna me du Carmen, aiutami. Allora, detto questa espressione in gergo, che significa Madonna mia del Carmelo, aiuta a Miriam. Aiuta a Miriam. Bene, ragazzi, ripasso nuovamente a pubblicizzare la pagina di Tre Cimette sul Comò. Punto sulla pagina, perché come già dicevo prima, trovate la chat di gruppo. Esatto. Spero che stia scrivendo qualcosa. Sì, infatti, cacateci perché noi ci sentiamo soli qui. Infatti, mentre Ciccio prende a pugni il mio computer, passo a pubblicizzarvi anche il nostro sito ufficiale su Facebook. Su internet, www.cimediradioweb.it. Qui potete trovare tutte le nostre informazioni. Dicaci. Only good vibrations. Esatto, Madonna. Voleva dire questo, Miriam. Cosa? Sono tenera. Come la carne del tacchino. Only good vibrations. Il problema non è Explorer che va lento. No, il problema. No, no, è il problema che se lo vuoi chiudere, ne manca se chiude. Quindi è tutto un. Allora, mentre Little Ciccio continua a litigarsi col mio PC. No, io fino alla fine l'ho buttato dalla finestra. Mi usa da Paolo Lepdance. O da vibratore gigante. Oh!
passo. Perché dica bugia. Ecco, ragazzi, guardate, oggi non si possono toccare entrambi. Io mi trovo proprio al centro. Alla mia destra c'è Miriam. Alla mia sinistra. All'angolo destro. 16 anni, 125 kg. Sì. Miriam. Pure le fiamme. I fogli. All'angolo sinistro. Sì. Little Ciccio. 1,5 kg. In meno. In meno. Little Ciccio, fra un po' si sfideranno qui su Cime di Radio Web. Ad arbitrare la partita. Esatto. Il computer dinosauro di Francesco Curione. A vedere il tutto, Don Pablo dalla regia. Sì, 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 sì. Donna Miriam, veramente, guarda. Vabbè, raga, andiamo avanti, dai. Andiamo avanti, sì, perché sembri la coperta mia di notte che mi stai avvolgendo proprio un po'. Allora. Hai una coperta vivente? Sì. Ah. Si chiama Miriam. Pubblicizziamo anche questo evento molto importante. Sì, 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 ne approfittiamo assolutamente in questo momento di suspense. Mentre il computer, cioè, non so se lui attende noi o noi attendiamo lui. Comunque, il 1° novembre c'è un freestyle real rap al The Fat. Che ho sbagliato? No, niente, niente, vai, vai. Real rap. Sì, 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 vai, 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 vai. Un freestyle real rap qui proprio nel The Factory Urban Lab alle ore start ore 21. Per chi non sapesse cosa siano le 21, le 9 di sera. Ecco, ricorda che l'iscrizione. Iscrivetevi sul posto. L'iscrizione la trovate sul posto. Cercate, sì, sì. Sarà proprio qui fuori a salutare tutti quelli che verranno. Sì, ciao, sì. Mi chiamo iscrizione. Ci saranno, sì, infatti il tavolino con i blocchetti che vi faranno ciao 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 ciao. Potete iscrivervi appunto qui sul posto e ci potete anche cercare questo evento su Facebook. Sì, infatti ricordiamo che salutiamo Carmen, ciao Carmen. Buonasera, buonasera. E salutiamo il piccolo Federico. Federico. Ciao Federico. Ciao. Vuole, ecco, qualcosa al bar. Perché vuole, noi abbiamo anche un bar qui. Esatto. Al il Don Pablo sti bar. Perché devi fare un'idea. Spacca. Allora facciamo così. Andiamo tutti a bere qualcosa. Nel frattempo lasciamo i nostri radioascoltatori. Lasciamo, andiamo a bere. Ci andiamo primo a prendere una bella pezza. Sì, infatti. E vi presentiamo il secondo brano, Lemonade, di sì, Alexandra Lemonade. Stander. Madonna, è proprio così, guarda. Stiamo uccisi, stiamo uccisi. I'm falling.
forse la ricorderete sicuramente. Sì, esatto. Sicuramente. Mr. Saxo Beat. Sì, per il successo avuto 2 anni fa, era 2012. Che sì, anno, se non che erro. Anno era? Che anno era? Ecco, dobbiamo fare una rubrica. Che anno che era? Che anno era? Che anno era? Solo su Cime di Radio Web. Ora che Miriam finisce di sfogliare l'Avon e arriva proprio l'odore delle pagine profumate. Comunque, siete, ci sono 3 uomini, tra virgolette, qua dentro. A me, not a pic, ma c'è un game nupeta. Perché tu non sei importante. Si era accavallato. Perché tu non sei importante. Si era accavallato il nervo del piede e loro. No, Miriam, dobbiamo andare in onda, mena. Ma perché tu non sei importante? Potresti anche tagliarti la testa in due. No, ma noi anche... dobbiamo continuare il nostro programma, che è molto più importante di te. Stai rischiando grosso, sai? Veramente, quando finisce la serata. Raga, è anche vero, Miriam, che bisogna indossare le scarpe. Beh, Miriam è scalza questa sera qui in Cime Radio Web. Noi abbiamo degli apparecchi al naso. Oh, ma se c'è il porro sul mignolo. Ma sì, no, diciamolo cugina, a tutti i nostri radioascoltatori che ha il porro sul mignolo, Miriam. È cugina. Va e bene, poi bravo. Tu che con quei calzini là, antiscivolo. Okay. Vabbè. Allora. Okay. Allora, siamo arrivati al momento di dire la curiosità del giorno. Ovvero, già, l'articolo che oggi vi leggeremo e vi informeremo un attimo è: epidemia di congiuntivite in Giappone causata dalla moda di leccarsi gli occhi. Ah. Esattamente, esattamente. Sì, i giapponesi sembravano avere un gusto del tutto particolare per le pratiche feticiste. Bella! Una delle è una bella notizia questa. E salutiamo Don Pablo. Una delle ultime mode è l'oculolictus, che consiste nel farsi leccare l'occhio dal partner. La pratica procurerebbe piacere e eccitamento sessuale, ma ha una elevatissima probabilità di procurare una congiuntivite a chi si fa leccare il bulbo oculare. Mamma mia. Basti pensare che è sconsigliato anche leccare le lenti a contatto per inumidire... per inumidire, diciamo. Infatti, la lente stessa. Esatto, ecco. esatto. Le autorità sanitarie lanciano l'allarme perché negli ultimi mesi ci sarebbe stata una vera e propria epidemia di congiuntivite, specie tra i teenager. E sarebbero stati proprio gli insegnanti delle scuole a notare che questo non che qualcosa non andava, quando hanno visto che sempre più studenti e studentesse arrivavano a scuola con una benda sull'occhio. La pratica sarebbe diffusa anche tra i più giovani. Intervistando alcune classi di 12 anni, un terzo degli studenti ha ammesso di avere leccato, di essersi fatto leccare l'occhio da qualcuno. E i rischi per la vista sono molti, perché oltre alla congiuntivite si possono verificare anche le infezioni più gravi, lesioni sulla cornea, che possono essere permanenti sulla vista. E proprio a proposito di questo articolo, ecco, vorrei invitare qui Pablo, che è proprio un cinese, che è un giapponese, scusate, giapponese, che è stato proprio protagonista di questa epidemia, di questa pratica feticista, giusto? Comunque, ecco, specifichiamo a Miriam: Miriam, non devi leccarti da solo gli occhi, è un altro che deve leccare gli occhi a te, capito? Se vuoi te li lecco io. Ecco, così fate la pace una volta per tutte. No, oggi non mi devi pensare proprio. Non ti devo pensare, è arrabbiata. Comunque, con me. Comunque, io penso che mi sono tolta proprio le cuffie e mi sono tappata le orecchie, perché è una cosa che mi fa schifo. Ho capito, questo è il parere di Miriam. Salutiamo tutti i feticisti e esatto, i clown qui in regia. Sì, sì, bene, sì, sì. Andiamo allora col terzo brano e ci ritorniamo poi su questo bell'argomento che ha scelto Ciccio per noi. Andiamo col terzo brano, Miriam. Senti qua che bel ritmo caliente. Me gusta. E vamos, va. E dai, gli 883 con Nord, Sud, Ovest. Ma perché sei andata via? Mi sono persa nella notte. Perché non m'hai detto che non eri mia? Non lo so, sarà il vento, sarai tu. La voce che risponde me perché. Sete polvere.
baciando e guarda me. Bella questa canzone, Ya? Yeah? Vero Miriam? Sì! Bellissimo! Sì! Ma se tu dovessi scegliere un viaggio, preferiresti farlo a nord, sud, ovest o est? Sud forever! Sud forever! For life! For life! Bene, è arrivato il nostro bel momento! Ecco, chiacchiera con l'amico. Allora, quest'oggi chiamiamo di un'altra nostra amica, Jenny. Vediamo cosa succede. Sì, sì, il telefono squilla. Vediamo. Pronto? Pronto? Sì. Jenny, buonasera. Buonasera, eccoci qua. Sei in diretta su Cime di Radio Web. Buonasera, Jenny. Buonasera a voi, però non urlate, che non mi sento. Ecco, giustamente. Ma qui noi facciamo solo e soltanto caciara, quindi devi aspettarci ogni tanto questi momenti di confusione, giusto? Sì. Che hai detto? Allora, niente, non ho detto niente. Allora, Jenny, praticamente la nostra rubrica è molto semplice. Da quest'anno avevo pensato di fare qualcosa di molto carino. Non so se tu ci stai ascoltando in diretta. No, non vi stavo ascoltando in diretta, perché non potevo. Proprio. Da punire. Allora, praticamente noi abbiamo letto un articolo molto curioso, no? Ossia, in Giappone praticamente c'è stata, direi fra virgolette, un'epidemia di congiuntivite causata da una nuova moda, ossia quella di leccare il proprio partner diciamo negli occhi. Ok? Sembra un qualcosa di, sembra una presa per il culo, ma non lo è. Allora noi ora chiediamo a te, Jenny, e così anche a tutti i nostri radioascoltatori, cosa ne pensi? Secondo te è una moda positiva, negativa, fa schifo? Cosa ne pensi? Aspetta, parliamone. Io di quello che hai detto ho capito solamente che postano qualcosa su internet, ma non ho capito che cosa. Allora, ripeto. Allora non ha capito niente. Allora, ripeto. Aspetta, se no qua non ci capiamo. Aspetta che mi sposto io. Ah, ecco, quindi è colpa sua, ragazzi. Aspetta. Facciamo anche che tu non urli, okay. E così ci veniamo incontro. Certo, hai ragione, scusa. Allora, ripeto, praticamente in Giappone si è diffusa una moda, quella di leccare l'occhio del proprio partner, ok? E questo ha causato molte congiuntiviti, ok? Tu cosa ne pensi? Vabbè, però tu mi parli dei giapponesi, lo sai che quelli sono un po' strani. Infatti, quindi oltre ad essere strani, tu cosa ne pensi? È una moda positiva, è una moda trasgressiva, è una moda schifosa, cosa ne pensi? Che fa schifo! Ma ecco. Aspetta, tu sei partito già dal fatto che è una moda, quindi sappi che come viene se ne va da sola. Ah, vedi, quindi... queste sono parole sacre, cioè questo ragazzi è una Jenny forever. Poi... Bella! Poi Jenny, un'altra opinione. Un'altra opinione? Spero che non si diffondi la moda, anche perché, come diceva una persona, basta un cervello per fare tante menti, quindi che non prendiamo esempi sbagliati. Mamma mia, raga, qui ci vuole un applauso, facciamo un applauso. Dai, 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 di la verità, che c'hai i brividi per le mie parole sagge. Evviva Jenny. Poi un'ultima opinione, vai. Madonna, tutte io te le devo dare le opinioni. Sì, perché qui c'è tua sorella che ci dice soltanto fa schifo, fa schifo, fa schifo. Allora noi vogliamo un po' aprire le nostre menti. No, aspetta. Tu che cosa ne pensi invece? Allora, io invece penso che sia sbagliato sicuramente leccare l'occhio a proprio parte. Però manteniamo la cosa che non devi urlare.
certo, hai ragione. Ma io mi caso, hai capito? Perché sto parlando con Jenny al telefono, non so se mi spiego. Vabbè, comunque cosa ne penso? Beh, sicuramente è una moda un po' troppo, direi, infatti, cioè... Leccare l'occhio al proprio partner, non so fino a che punto può essere accettabile. Boh. È come se io stanotte ti lecco l'occhio, ma infatti, tu stai dormendo. Ma cioè, veramente bene. Io mi faccio leccare gli occhi tutti i giorni. Ecco, invece Little Ciccio si fa leccare gli occhi tutti i giorni. Pure io, dall'acqua. Anche Miriam dall'acqua. Va bene, grazie mille, Jenny. Un bacione da tutti noi. E mi raccomando, continua ad ascoltare solo ed esclusivamente Cime di Radio Web. Cime va di bene. Radio Web. Ecco. Un bacio. Ragazzi. A voi. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Io mi faccio leccare gli occhi anche dal cane. Wow, questa sì che è moda. Bene, andiamo avanti, cioè, allora. La dobbiamo rispettare, la rispettiamo bene, non la rispettiamo proprio. Wow. Che belle note, wow. Soavi. Summertime sundress, sì, sì, sì. Sundness. Sand cosa? Damiano. Lana Del Rey, PS. Cedric. È finita la canzone. Gervais. Vai a Gervasia. Cime di Radio One. Siamo truzzi a Cime di Radio Web. Ma che truzzi e truzzi, è summertime. Siamo magari truzzettini paxerelli, dai. Siamo fantamega galattici. Siamo fantamega galattici. Ah, guarda, in memoria di Susie. Abbiamo ascoltato, caro Franco. Sì. Un pezzo di Lana Del Rey. Sì. Con, cioè, il remix di questo pezzo di Lana Del Rey, ovvero Summertime Sadness, o come si dice. Sì. Di... Di... Cedric Gervais. Se questo dinosauro mi apre, sì, mi va. Ok, ci siamo. Specifichiamo, siamo. Per dinosauro intende un PC molto antico. Il mio PC, fra l'altro. Sì. Appunto, è il brano musicale della cantautrice statunitense Lana Del Rey. Ed è il quarto singolo del suo album Born to Die. Il video, perché dovete sapere che noi, oltre a parlare del pezzo, della base, del remix, del brano, del... vogliamo avere anche questo approccio, quindi visivo anche,
con il video. Quindi vi parliamo del video. Poi se vi piace, se non vi scazza, ve lo andate a vedere su YouTube. Quindi questo video è interpretato appunto da Lana Del Rey e dalla modella e attrice Jane King, e racconta di una storia d'amore saffica, che non so cosa significa, che termina con il suicidio delle due amanti gettarsi da un ponte, ovviamente dopo aversi leccato gli occhi. Ah, ovviamente, ovviamente. Sì. Qui ci lecchiamo tutti gli occhi oggi. Ecco. Oh, ecco, raga, ecco. Non lo dite sempre che mi fa schifo. Miriam, da quando è qui ha le mani sugli occhi, non l'abbiamo ancora vista. Che schifo! Mentre io ho la lingua sui suoi occhi. E il quinto videoclip dell'album Born to Die, appunto, ed è stato diretto da Spencer Susser con la, collaborazione di Kyle Newman, marito di Jane King, appunto la modella che è protagonista del video. È stato prodotto da Tova Dan e montato da Spencer Susser. Le riprese sono avvenute nell'aprile del 2012 a Santa Carlita in California. La fotografia è un po' con dei toni seppia che ricordano un po' dei parallelismi col film Ridley Scott, Thelma e Louise. Il remix che abbiamo ascoltato ha portato appunto il brano ancora nelle classifiche dopo un anno dall'uscita del brano originale, dell'album originale. E nel Regno Unito, Summertime Sadness, il remix di questo produttore, ha raggiunto la quarta posizione nel UK Singles Chart, quando la precedente, ovvero quella originale, aveva raggiunto solo il 132esimo posto, pensate. E Miriam, che stai facendo? Ragazzi, guarda, è un qualcosa di... è sempre in movimento, ragazzi. Ha smontato la serratura dell'armadietto sottostante al nostro PC. Per piacere, ma dimmi tu. Per piacere, lasciala stare, la aggiustiamo dopo. Per piacere. Perché ora si offende la cantante qui. Se ti stai fermo un po', poi ti lacco l'occhio. Per piacere. Ah, ecco, è tornata su. Con la serratura in mano, ecco. Ma raga, non l'ho fatta apposta, ho dato una ginocchiata. Come minimo hai dato una ginocchiata di una leccata di occhio. Il remix del brano ha venduto 1 milione di copie negli Stati Uniti ed è diventato il brano più venduto della cantante nello stesso stato. Esatto, Miriam continua a leccare la serratura. Che schifo. Povero armadietto, ma era così bello. Vabbè, comunque, non l'ho fatta apposta. Inoltre, vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori che dopo il fatto che questo computer, che i dinosauri, si è ripreso, qualche ascoltatore c'è. Quindi vorrei ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando, ovvero vorrei dire qualche nome: Danilo, Tiziana, Silvia, Angelica, Arianna, anche una mia Angelica, amica, sì. Miriam. Vorrei ricordare a tutti che nella pagina ufficiale di Tre ci mette sul comò, ovvero Tre ci mette sul comò, c'è una nuova app. Dicevamo prima, ovvero la chat. Basta andare. Avete presente quel quadratino dove potete andare su tutte le foto? Non ti vedono, Francia, è inutile che fai tutte queste mosse. Ok. Avete presente il quadratino delle foto? Sulla destra c'è scritto Tre ci mette sul comò chat. Andate lì, potete scriverci tutto quello che volete. Lo leggeremo in diretta. Potete anche insultarci, leccarci gli occhi. Sì. Potete fare quello che volete. Sì, hai ragione. Però devo dire una cosa. Dimmi, amore. Wow, e qui ci scatta l'applauso, guarda veramente. Brava! Chi ha creato la chat? No, non la chat di Tre ci mette su comò, quella nostra di tutti e tre. Io. E io ti devo ringraziare perché l'hanno nominata Miriam la Bella. Era una battuta, era una battuta, ma... Miriam. Comunque, Bella! Grazie, lo so. Prendono in giro. Viva me. Comunque, volevo dire un'altra cosa. Tu ti sei sentito molto soddisfatto, come abbiamo notato. Era contento di aver creato questa chat. È vero, Francesco. È vero. E quindi lo ringraziamo. Sì, grazie. Perché stai condividendo un link con scritto Miriam e gli occhiolino? No, quanto sei stupida. Sì. Va bene, dai, bada le ciance, ciancia le bada. Bada le ciance. Presentiamo il terzo brano. Il quinto brano. No, perché c'è poca differenza. Il quinto brano, The Fox, Hillbillies. Oh, l'ho detto bene, vai. Ma questo è un pezzo fantastico. Bello, è molto trash. Ascoltate. Trash. Cime di Radio Web. Perché a Cime di Radio Web siamo trash. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub.
and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? Chasing mice and digging holes, tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by more? How will you speak to that horse? What does the frog say? Ho ascoltato una trashatissima assurda che mi ha consigliato il mio caro amico Junkie, che è Giancarmelo, che ci non ci sta ascoltando, ma ci ascolterà sicuramente in seguito. Bene, quinto brano, è arrivato il momento di far parlare un nostro amico che ci ha raggiunto oggi in studio, perché ho detto: vieni, facciamo due chiacchiere, parli un po' al microfono, ti facciamo qualche domanda. E lui ci ha raggiunto. Infatti abbiamo qui Giovanni Mucciaccia. Esattamente. Salve, salve, ciao, ciao, ciao radioascoltatori. Fatto. Fatto? Cosa? Cosa, Giovanni? Ma l'attacco d'arte. E che attacco d'arte ci hai portato? Ma come? Io ho realizzato delle super tette gommose in carta pesta. Fatte. E degli occhi da leccare ce li hai portati in carta fatte, pesta? Anche fatte, tutte fatte. Ora le realizziamo insieme. Sì. Ok, allora, voi, cari radio attaccatori, siete pronti? Allora, prendete due palloncini. Fatto. E fatto. Voi, l'avete fatto? Fatto. Dove sono? Fatto. Ah, ve li siete fatti? Sì, 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 sì. Grossi. Due palloncini, ora gonfiateli. Gonfiati. Bravi. Ora attaccateli su una superficie. Fatto. Fatto. Bravi. Ora. Ora impazzate. Indovinate cosa? Sì. Impazzate, indovinate cosa? Sì. La colla vinilica. Con la carta igienica. Bravo. E il pennellino. Bravissimo. E la ciotolina. Bravi. E la trasparente. Ovviamente il bicchiere d'acqua, mezzo di acqua e mezzo di colla vinilica. Ovviamente, cari amici. Fatto? Fatto! Bravi. Ora proseguiamo. Immergete i palloni. Non possiamo perché il bicchiere è piccolo. Quindi la colla la stendete sui palloni. Fatto? Fatto! Bravissimi. Mamma mia, che belle. Sono proprio grosse. Ora. Che taglia è? Che taglia è? Un'ottava. Fatto! Fatto. Ho preso... ho preso due palloni da basket e ne è uscito fuori un prodotto del genere. Fatto! Ma scatti diretti, vieni. Bravi. Bravi. Ora,
prendete la vostra carta igienica. Fatto. Fatto. Strappate la carta igienica. Bravi. E adattatela sui palloni ripieni. Non ripieni. Nutella. Ricoperti di Nutella. Bravi. Ora fatto. Lasciateli asciugare per un minuto. Col phon. Bravi, basta così. Ora fatto. Fatto. Anch'io fatto. Ora prendete la tempera color rosa carne. Fatto. Fatto. Se non ce l'avete potete sempre squartare Miriam. Fatto. Fatto. Adattatela la pelle, la adattate sui palloni. Oppure verniciate il tutto con la tempera color rosa Miriam. Fatto. Fatto. Bravi. Ora metteteci due ciliegine al centro. Fatto. Fatto. E ciucciatele. Quasi bravi. Quasi ti leccherei l'occhio, Giovanni. Sì, sì, ragazzi, mi fa tanto piacere stare qui a Cime di Radio Attack. Bravi, ragazzi. Giù, Giovanni. Dica. Sei incastrato il nocciolo della ciliegia. Che devo fare? Sputalo, no? Sputalo. Fatto. 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 Brava. Bene, amici. Yeah. Ho portato anche il mio amico Neil qui. Lo faccio parlare? Facciamolo parlare, questo Neil. Ciao, Neil. Dici qualcosa. Bravo, basta così, hai detto abbastanza. Un applauso a Neil. Neil, come ci... Non lo so dire. Sì, ha realizzato per terra delle super tette gommose. Bravo, bravo. Quello che ha trovato ovviamente in giro, ovviamente, no? Comunque, ragazzi, voi siete fatti? Fatti. Bravissimi. E voi, radioascoltatori, siete fatti? Qui risponde Neil al posto loro. Ciao Neil, tu sei fatto? Bravo, bravo Neil. Bene ragazzi, ora vado perché è una super puntata da fare per Halloween. Realizzeremo delle tette di strega super gommose. Bravi. Ciao amici, ciao. Ciao, bellissimo. Queste tette gommose dove le attaccherete? Fatecelo sapere. Sulla stanzetta, sul muro, giù dalla nonna, non lo so. Negli occhi. Negli occhi, le utilizzerete per Halloween. Comunque seguite i consigli del nostro amico Giovanni. Perché di Giovanni ce n'è uno solo, specialmente Mucciaccia. Vai. dicevamo, non lo so che dicevamo, mi sono perso. Ma Checco che fine ha fatto? Checco che fine ha fatto? È andato un po' via, sta andando in bagno. Vai, la forza di un sogno, levarcelo, dai! C'ha la congiuntivite riguardo quel fatto degli occhi. Sì, gli ho leccato un po' troppo gli occhi. Comunque, devo dire una cosa. Sì. Ah, ecco, l'è rientrato. Oh, eccomi, scusate, Franco. Ragazzi. La diarrea, Franco. Sì, no, infatti. Ero molto emozionato, quindi sono andato in bagno, scusate. È successo qualcosa? Hai fatto il bidet? Ma vedo qui avete fatto, non so, che avete fatto un laboratorio artistico qui. Sì, ci ha raggiunto Giovanni, abbiamo fatto due chiacchiere. Siamo stati tu come al solito non ci sei mai. No, mi dovete scusare, ma no, sono venuto apposta perché voglio ascoltare il prossimo brano. Vi va? L'ascoltiamo insieme. Dai, sì, senti che bello, senti che bello. Che bello! Estate, Lorenzo Giovanotti. Vedo nuvole in viaggio che hanno la forma delle cose che cambiano. Mi viene un po' di coraggio se penso che le cose poi non rimangono mai come sono all'inizio. 2013, un nuovo solstizio. Se non avessi voluto cambiare, oggi sarei allo stato minerale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento. Con le mani ci faccio una vela e tutti i sensi li sento. Più accesi, più vivi, come se fossi un'antenna sul tetto che riceve segnali da un mondo perfetto. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia. Faccio file di files e poi le archivio nel disco per ripartire. Non li riaprirò mai. Il passato è passato nel bene e nel male. Come un castello di sale costruito sulla riva del mare. Niente resta per sempre nel tempo uguale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento. Con le mani ci faccio una vela. Aeroplani coi libri di scuola.
finita per ora, inclinato come l'asse terrestre, voglio prendere il sole, è il programma del prossimo trimestre. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Come un'orbita la vita mia gira intorno a un centro d'energia. Sento il tuo respiro che mi solleva, è una vita nuova. Sento il mare dentro una conchiglia, l'eternità è un battito di ciglia, tutto il mare dentro una conchiglia, l'eternità è un battito di ciglia. Fai, magari anche Lorenzo Giovanotti si faceva leccare queste ciglia, un battito magari, di ciglia. Sì, sì, può essere. Si faceva mettere la lingua nella barba proprio. Sì, perché Lorenzo Giovanotti è uno dei miei cantanti preferiti. Ah. Ehi, vuoi un po' di vodka? No, grazie. Come va l'amore? Passami la vodka, va. Ma Facebook time, Facebook ragazzi. Time, bene, 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 bene. Leggiamo qualcos'altro. Dovete sapere, Facebook. Faremo una sigla proprio sul Facebook time. Voto 6. Se uscirei con te, boh. Se ti dare il mio numero, sì. Oh yeah, fuck you. Brave, brave. Veramente molto brave queste ragazze che si. No, siamo sul profilo proprio di una ragazza e stiamo leggendo tutto quello. Una ragazza, ovviamente, stupida. Senza dire. No, Miriam Capo. Dicevo. No. Scusami, bello, ma prima di dire il mio nome ti devi sciacquare la boccuccia. Scià, pure io. Il più bello sbarra come immagine di copertina. Non sapevo che eri una bimba loffia. Dico io, non vedi che mi sto per mettere? Che cazzo te lo baci? Ma vabbè, il mondo è così. Ci sono le troie e le ragazze normali. Buonanotte, raga. Buonanotte. Apriamo la home. Sicuramente ci sarà qualche stato di slacco, come dice l'amica Barbara D'Urso. E salutiamo Barbara D'Urso, sì, che ci ascolta. Salutiamo Barbara D'Urso e tutti i suoi fan. Già è fatto buio, c'è nervosa. Infatti, è già fatto buio. Mamma, che tristezza. Comunque, raga, cioè adesso passiamo un'altra notizia. Sentimento, sì. Pentimento. Quanto è maleducato. No, ma veramente, qui su Facebook puoi farti tante risate. Guarda. Ma io andrei forse un giorno. Ah, forse un giorno, forse. Voglio sempre ascoltare la verità, anche se farà male. Ma ascolta Cime di Radio Web, senti che a fai, me. Che fai meglio e non fa male. Cioè fa male o cervieto perché esci pazzo. Però infatti, però Cime apre che anche alle notizie su Giovanni. Crisi di valori. No, proprio ormai. Sì. Ha fatto la scoperta. Non ti fidare di chi dice non l'ho fatto mai. Lo sta facendo alle tue spalle mentre non lo sai. Gue. E salutiamo Gue che abbiamo avuto nella scorsa puntata in diretta. E salutiamo il pigiamino. E un pigiami. Cosa succede non si sa. Comunque salutiamo il nostro pigiamino. Salutiamo allora. Il pigiamino è il nostro muso piccione. Yeah. Oh, salutiamo tutti i musi a piccione della. Dimmi, Jesus. Caro Checco. Vuoi dirci qualcosa su Lorenzo Giovanotti? Sì, proprio sul brano. Sul brano che abbiamo appena ascoltato, dedicata alla nostra estate. Che bella, l'estate 2013. Allora, la canzone Estate di Lorenzo Giovanotti è il quarto singolo del cantante italiano estratto dalla raccolta di Back Up. Si legge così? Aspetta. Dov'è? Sì, Back Up. Brava.
dal 1987-2012. Allora, il brano è entrato in rotazione radiofonica dal 5 luglio 2013. Mamma mia! Inoltre la canzone spesso viene chiamata come Estate 2013, in quanto il cantante stesso ha reputato questa canzone un sequel del nostro brano di Estate 1992. Il video ufficiale per il brano è accompagnato da varie immagini tratte dal tour di Lorenzo negli stadi, Backup Tour 2013 intitolato, finalizzato per promuovere l'album del cantante. Il video è stato diretto da Leonardo Manuel e salutiamo Leonardo Manuel, ciao ciao Ermede, e salutiamo tutti i dentisti, no? E sì, salutiamo anche i dentisti, sì, questo dentista che praticamente ha dimenticato la fresa nella bocca del paziente. Succede alla Spezia, quindi è in corso una causa. Ce ne vuole. Ce ne vuole, sì, rimanere infatti una presa in bocca ad un paziente. Una causa civile e una querela. Azioni legali. Ok, mandiamo il settimo brano perché e non c'è la niente che resiste al mio cuore quanto insiste. Bello, quanto no, sei ma tenere. C'è questo settimo sembrano le 8, ma no, sono arrabbiata. È sempre Facebook time, eh. Noi non ci inventiamo nulla, ragazzi. Non ci inventiamo nulla. Ma vi posso dire una cosa? No, perché arriva il settimo brano. Auguri, quindi. Auguri. Ah, ok, auguri. E poi? Amore, quando vuoi tu andiamo. Scusa, non ti può mandare un messaggio su WhatsApp. Infatti. Sempre questo telefono, la scrivo proprio su Facebook. Sì, infatti, c'è Facebook, è vero, è un social. No, scusate, il ho microfono preso... sta fuori dalla finestra. È vero, Facebook, no, ma vi dico come la penso io su Facebook. È un social network, però, raga, ma non è carità, dici pure quando a volte c'è tacca che allo bagno. No, no, la più sboccata è lei. No, ragazzi. No, Francesco prima l'ha detto una parola, cioè mi posso permettere io? È che uno schifo sì, sta diventando. E salutiamo il tasto del computer no, di Franco. No, si è proprio staccato. Proprio staccato il tasto. Grazie, ragazzi. L'invio, l'invio. E mo' con Maffei. Vabbè, fa nulla, dai. Lo riportiamo al museo e lo facciamo aggiustare. Wow. Bellissima Playfond dei Maroon 5 Fiat de, with de, Cacafa dei de Maroon. Baby you talk on where I'm in that time when we call
spending all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my show, you can tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw, but sad to say it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. Ed è sulle note di Wiz Khalifa che ci scattiamo l'orecchio, però con la voce di Miriam. Di Miriam, esattamente, ma non solo la voce, anche il ballo, l'interpretazione. Sì, 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 sì. Ma ragazzi, dovete vederla. Il leccaggio degli occhi. Una canzone bellissima, niente, rovinata in 3 minuti e 54. Vale, solo lei poteva riuscirci. E continua. C'ho Tom Nets che so. Fa il mashup proprio. È un jukebox oggi, è proprio un jukebox. Esatto, fa esatto, anche esatto, la tosse catarrosa. Abbiamo appena ascoltato appunto, sì? Payphone dei Maroon 5 con Wiz Khalifa, appunto, che stavamo ascoltando prima. Fa parte dell'album Overexposed. Non lo so, fatto. Non so di... Ogni tanto ci sta, fatto. Visto che Miriam continua a conciarmi come parliamo, parlo un po' parliamo un po' del video di questo brano. Ovvero, è stato diretto da Samuel Bayer ed è stato pubblicato il 10 maggio 2012. È stato girato in 2 giorni. È la vettura, pensate, nel video, una Shelby Cobra del 67 personalizzata. Era una kit car costruita a mano da Levin, appunto, il frontman dei stai ferma dei Maroon 5. Nella sala prove, appunto, della band durante le fasce inattive dei mesi invernali. Il video è stato nominato agli MTV Video Music Awards del 2012 per il miglior video pop. Miriam, una pena, guarda, un parto. Miriam, se proprio vuoi fare qualcosa con me, leccami gli occhi. ecco, amarrate un po'. Salutiamo un sacco di gente che ci ha raggiunto. Ovviamente. Ovvero Gianchi, che ho nominato prima perché ho messo il brano che mi ha consigliato, quella trashata assurda. Ovvero bravo. Beh, ottima scelta. Avvio. Anche non mi ricordo chi. Marta. Quella della piadina della settimana scorsa. Ciao Marta. Raga, comunque, mo passiamo alle cose serie. Vi devo ricordare un'altra cosa. Un altro evento taggato Cime di Radio Web. Yes, we can. Perché Cime di Radio Ciao Obama. Ciao, Miriam, ciao, Obama Merkel. Caponi. Ragazzi, avete sentito per Obama, Merkel, quella sì, che è stata chiamata? Sì, vabbè, raga, perché tu, Miriam, ne sei qualcosa? Sì, sì, chi che ha fatto è stato. Pensavo di averlo. Sì, e perché? Perché questo? Perché questo lutto? Perché questo? Leggi! Ah, sì, è vero! Allora, stavo dicendo... Un attimo, scusami, oh! Fabio, però, basta, dai! Scusa, buttate le 2 polpette avvelenate a sto cane! Allora... È morto Francia! Sta morendo! Una sta polpetta venuta di traverso, ecco! Comunque, Pablo, stavo dicendo, Pablo, che te metti in un guinzaglio, te avevo collega a qualche la radio, van, Cime di Radio Web. Ti vado ad abbandonare sulla tangenziale, Pablo. Però è buono Pablo come nome per un cane. È una cosa, non te fece di come crassiena. Dai, non vi litigate, su, che abbiamo passato un'ora fantastica. Cime di Radio Web. Sì. Ah. Usapito, Gigi. Questa radio fa parte dell'associazione Terra. E sì, appunto, l'associazione Terra, diciamo che la radio è un ramo di questa associazione. Questa la vena oggi sale. Che zumbava. L'associazione Terra organizza il 3 novembre presso NSRL Scalera, che la trovate sulla Appia, via Appia, non lo, è là. Ma c'è, ne sta scritto. Comunque, là, questa è, c'è una mostra canina dalle ore 15:30 alle 16:30. L'evento, ovviamente, per l'iscrizione, scusate ragazzi, sto a 3000 proprio. Si deve scrivere anche lei. Per le iscrizioni potete recarvi appunto questa NSRL Scalera. Se capisce niente. Allora, dalle 15. Ore 15:30 alle ore
16:30. Ci sono le iscrizioni sul posto per i cani col microchip. Lo start è alle ore 17. Potete sempre trovare questa notizia su nessuna parte. Va bene, anche ricapitoliamo, dalle 15. Se voi avete un cane e volete far vedere quanto è bello questo cane, recatevi là dove potete fare questa iscrizione a questo un cane. Un problema che non ce ne capite niente, dalle 15 alle 16:30 le iscrizioni, alle 17 inizia la vostra carriera. Madonna, ragazzi, un pacco. Perché mi è capitato questo? Inoltre vorrei ricordare, per chi si fosse collegato solo da poco, che l'1 novembre al The Factory Urban Lab di Palagiano c'è il contest di freestyle real rapper. Potete trovare maggiori informazioni su internet, sull'evento, e potete iscrivervi lì, basta mandare un'email, una foto, comunque c'è scritto lì tutto il regolamento. E inoltre potete iscrivervi entro le 20:30 qui proprio sul posto. Alle 21 inizia, quindi venite in massa. No, venite anche perché Miriam si esibirà. Miriam, lo diciamo? Sì, vi dico un piccolo pezzo. Vai. Io sono Miriam Capogno e vengo dallo Ionio. Io sono qui perché Miriam Capogno e vengo dallo Ionio. Io sono Miriam Bella e faccio la modella. E ti puzza la scella. Andiamo all'ottavo brano, che è il meglio. L'ultimo brano, Troppo Avanti, di Caparezza. A proposito di rap, ci metterò. Lei è un grande professionista, però vedete, lei è ancora troppo identificato con una certa romanità e ci ha rotto un po' le palle. Scusa le spalle, sto troppo avanti con tutti quanti Mahatma Gandhi. Io vengo in pace, ma chi tace sbaglia. Basta un amico in un mondo di paglia. Il mulo che raglia e lavora da schiavo. Voglio di più di un amaro lucano. Voglio di più, più stravaganti. Cazzo parli, io sto troppo avanti. Non ti vedo, sto troppo avanti. Non ti sento, sto troppo avanti. Non mi fermo, sto troppo avanti. Ma dove sono tutti quanti gli altri? Non ti vedo, sto troppo avanti. Non ti sento, sto troppo avanti. Non mi fermo, sto troppo avanti. Ma dove sono tutti quanti gli altri? Sai che c'è, che io sto troppo avanti. Sto avanti, sto troppo avanti. Non posso più tornare indietro. Ma com'è che io sto troppo avanti? Cimedi Radio Web. Cambio lavoro come Eva Enger. Sarò deputato come Bud Spencer. Cambio sesso come un transgender. Ho tempo sul mio sequencer. Occhio alle chiappe, lasciati andare. L'arma letale sta strumentale. Con la testa, con i piedi e le mani. Ma tieni il volante o fammi affrontare. Non sono sportivo, non vesto preciso. Non mi depilo come Costantino. Sono genuino e non sono chic. Sono solo un figo perché sono un freak. Non ti vedo, sto troppo avanti. Non ti sento, sto troppo avanti. Non mi fermo, sto troppo avanti. Ma dove sono tutti quanti gli altri? Non ti vedo, sto troppo avanti. Non ti sento, sto troppo avanti. Non mi fermo, sto troppo avanti. Ma dove sono tutti quanti gli altri? Sai che c'è, che io sto troppo avanti. Sto avanti, sto troppo avanti. Non posso più tornare indietro. Ma com'è che io sto troppo avanti? Ci metti la tua uscita. Cimedi Radio Web, only good vibrations. Bella! E molti vanno avanti, spinti da venti di vanti. Altri emulanti Annibale con gli elefanti. Lenti, lenti, passano le api, ma trovano il gelo della gente sugli spazi. Tanti tirano dritto, stanchi, lungo il tragitto. Scuola del disco, chi studia con profitto. Si deprime i banchi e dovrebbe stare zitto. Piotta, dammi una botta, sta marmitta si è rotta, ormai mi sta abbandonando qua. Chi non mi vede pensa di stare al comando, ma quando sto dietro è perché sto doppiando. Se tu balli insieme a me, sai che un motivo c'è. Non chiedermi perché, sono sempre avanti a te. Mi muovo come se stanotte fossi il re. Sto sempre avanti a te, la 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 la.
non ti vedo. Sto troppo avanti, non ti sento. Sto troppo avanti, non mi fermo. Sto troppo avanti, ma dove sono tutti quanti gli altri? Non ti vedo. Sto troppo avanti, non ti sento. Sto troppo avanti, non mi fermo. Sto troppo avanti. Ci metti Radio Web. Sì, Rabiotta con Caparezza, pezzo bellissimo. Andate a vedere anche il video. Pacca. E andatevi a vedere anche il video. C'è anche il trio Medusa nel video, che rappresentano tipo dei supereroi cinesi, tipo alla Takeshi's Castle quasi. Inoltre salutiamo il PC di Francesco che l'hanno arrestato. Sì, ciao PC, finalmente l'ho venduto. Ho pagato 3. Ma valla a demolire, valla a demolire proprio. Poverino, no, ragazzi. Allora, infatti è troppo indietro. Ma cosa è così anche sulla che stai dicendo? È troppo indietro il computer. Ah, troppo avanti, troppo indietro. Ok, allora, siamo alla fine di questa puntata. Abbiamo appena passato l'ultimo brano. Esatto. Salutiamo Mirella la Rotella. Mirella la Ciao, Rotella. Mirella. Salutiamo il pesce fuor d'acqua che mi segue sempre fin dagli arbori. Sempre. E salutiamo inoltre il gatto che si mangia il pesce dell'acqua. Sì, gli occhi leccati. Tutte le la bagianate. Serratura. Sì. La serratura sì. Rotta. Salutiamo la lavatrice del deserto. Ovviamente. E i cammelli senza gobbe. Ovviamente. E gli elefanti senza... proboscide. Io direi salutiamo Pablo con la congiuntivite. Yeah. Benda nell'occhio. Salutiamo col CD di Puglia Sound. Salutiamo le tette gomose di Gianni. Salutiamo Neil. Neil. Ciao Neil. Bravo Neil. Bravo, ha okay. Salutato tutti voi, Perfetto. Allora l'ha scritto per terra. Ciao. con la sabbia. Con la sabbia. Perfetto. Salutiamo seriamente tutti quelli che ci hanno ascoltato, Gianchi, Marta, Tiziana, Silvia, Angelica, Arianna, salutiamo Jenny che abbiamo chiamato in puntata. Esatto. Salutiamo Don Pablo in regia che ha spaccato come sempre. Salutiamo noi che siamo stati molto bravi. Salutiamoci, ciao Francesco. Ciao. E le Teletubbies. Anche tutti coloro che ci ascolteranno nei prossimi giorni. In tanti. Bene ragazzi, buon Halloween, che dirvi. Sì, che facciamo ad Halloween? Boh, lo decidiamo subito dopo. Subito dopo la sigla, ci sboniamo. Ci prendiamo una carta. Oh, grazie di tutto, alla prossima. Alla prossima, lunedì prossimo. Al lunedì alle 19. Ciao. Cime di Radio Web, only good vibrations. Ambarabà cicci cocò, tre cimette sul comò, che facevano l'amore nella radio del dottore. Il dottore si ammalò, ambarabà cicci cocò, ambarabà cicci cocò. Vai, sei uscito tu. Ok, inizio io. Cime di Radio Web.